iniziamo con i nostri big, anzi rimaniamo in tema di big. Esatto, andiamo subito, vediamo quali sono gli sportivi big che si sono aggiudicati il trofeo GT Motor Toyota Financial Service. Ci vuole un respiro per dirlo tutto. Eh sì. Chiamiamo qui sul palco Giuseppe D'Angelo, National Sales Manager di Toyota Financial Services. Buonasera. Buonasera Giuseppe. Piacere. Eccolo con il diploma, questo è per il vincitore del trofeo GT Motor Toyota Financial Service. Questo lo tengo io perché, come sempre, noi iniziamo dal gradino più basso del podio. Abbiamo pallanuoto, handbike e ciclismo su questo blocco di grandi, grandissimi campioni. Al terzo posto, tra l'altro, due atleti a pari merito, grandi campioni. Uno è savonese, savonese Doc, ha vinto scudetto e Coppa Len nel 2005, dunque parliamo di un pallanuotista. Ha partecipato ai recenti mondiali di Melbourne e ha incassato ben 816 voti. Valerio Rizzo. Buonasera Valerio. Eccolo qua, con la nostra Camilla. Procediamo subito alla consegna dell'Oscar di Stelle nello Sport per Valerio. È stata una stagione importante, eh? Siete arrivati in semifinale scudetto, che avete dovuto così abbandonare contro il Posillipo, peraltro non sfigurando assolutamente. No, è stata una bella stagione assolutamente, soprattutto per come diciamo è partita, sotto tutte le aspettative che si erano diciamo date intorno a questa società. Assolutamente molto positiva, abbiamo dovuto lasciare strada al Posillipo, che poi a sua volta ha lasciato strada ai nuovi campioni d'Italia del Recco. Va bene, si rinizia l'anno prossimo con lo stesso entusiasmo di prima. E bocca al lupo anche per la nazionale, ovviamente. Bocca al lupo. Insieme a Valerio c'è collega. Da Rapallo arriva invece un pallanuotista che ha conquistato solo due sere fa lo scudetto con la calottina della Pro Recco. Maurizio Ferugo. No. Volevo vedere se entrava lo stesso. È entrato. Non picchiatevi, eh. Quindi posso salutarlo già che l'ho presentato. Ciao. Fatti perdonare. Allora, voi vi piccate solo in vasca. Maurizio, mi tieni il microfono? Sei stanco? No. Dai, avete finito. Tra l'altro mi ha fatto un favore, perché se non avesse vinto lo scudetto due sere fa, stasera non poteva essere qui, avrebbe dovuto giocare gara 5 domani. Grazie. Esatto. Grazie. Prego. Allora, Giuseppe, procediamo con la consegna dell'Oscar di Stelle nello Sport. Mi piace ricordare che nel referendum della Lega Nazionale Pallanuoto quest'anno Maurizio Ferugo è stato anche il giocatore italiano più votato. Quindi una volta tanto il pubblico e i tecnici sono d'accordo, perché ti hanno eletto gli sportivi lettori del secolo, ma ti hanno eletto anche gli allenatori della Serie A1. Sì, una grandissima soddisfazione, ecco. I premi individuali fanno sempre piacere, anche se la gioia dello scudetto e quindi una vittoria con la squadra è qualcosa di più intenso sugli sforzi di tutta la stagione, quindi sicuramente la gioia dello scudetto è molto più grande. E tu ti sei fatto perdonare, perché nel 2004 lo scudetto l'avevi vinto col Posillipo proprio a Recco, quindi insomma ti sei fatto perdonare. Sì, siamo pari, ecco, ora speriamo di continuare con il Recco una lunga serie di successi, ecco. E tra l'altro quest'anno Coppa Italia, scudetto, c'è un Eurolega da giocare, non dico niente. In bocca al lupo a tutta la Pro Recco, un grande applauso per Fabio Recco, Eraldo Pizzo, Pino Porzi e tutti i suoi dirigenti. In secondo posto, Laura, che ci riserveremo di valutare nei prossimi mesi. Non è qui con noi perché sta gareggiando, è a Parabiago ed è un atleta, lasciatemelo dire, davvero straordinario. Si tratta di Vittorio Podestà, un ragazzo che dopo un incidente ha detto io non mi fermo. E allora con la handbike, che è una bicicletta che viene mossa con le braccia, è riuscito a vincere la maratona di Milano e arrivare secondo a quella di New York, raggiungendo delle punte di 40 km orari. Davvero un ragazzo straordinario. Noi gli facciamo un in bocca al lupo perché sta gareggiando, quindi speriamo che possa portare a casa un altro alloro. Noi lo andremo a premiare da qualche parte nei prossimi mesi. Intanto però scopriamo chi ha vinto il trofeo GT Motor Toyota Financial Service. Campione italiano nella sua specialità, è un pistar professionista però su strada dal 2006, parliamo di Claudio Masnata.